Come gestisci il tuo cavallo al di fuori del lavoro in campo? Questo è un argomento che io ritengo fondamentale per tutti coloro che lavorano in questo splendido mondo o montano a cavallo semplicemente perché amano questo animale. Perciò, se anche tu monti a cavallo, se anche tu lavori con i cavalli, ascolta attentamente questo video. Ti è mai capitato di vedere cavalli da terra molto sospettosi, diffidenti nei confronti dell'uomo o addirittura spaventati? Beh, questo può essere il risultato di qualche aspetto della gestione da terra del cavallo che non va proprio nella direzione giusta. Sì, è vero, ogni cavallo ha un carattere diverso. Ce ne sono di più diffidenti, di più confidenti, ma non devi mai tralasciare il rapporto uomo-cavallo, non devi mai tralasciare questa relazione, perché vedrai che se la coltiverai nella maniera corretta avrai grossi benefici anche nel lavoro in sella. Ora che la stagione è migliore, il clima più caldo, le giornate più lunghe, se non lo stai già facendo, prova a passare più tempo con il tuo cavallo. Costruisci un rapporto di reciproca fiducia con lui. Inserisci dei veri e propri esercizi di lavoro a terra. Io per esempio ho utilizzato e trovato grandi benefici nel metodo Tellington Touch, ma ciò che ti consiglio veramente è quello di informarti, leggere, trovare gli esercizi o il metodo più adatto a te e al tuo cavallo. Vedrai che se dedicherai il giusto tempo alla creazione di questa relazione, il rapporto con lui cambierà totalmente e le tue performance, anche sportive, cresceranno in maniera esponenziale. Se pensi che questo video possa essere utile anche ai tuoi amici, condividilo. Ci vediamo nei prossimi video.